Questo è il primo video che faccio che prende ispirazione da un canale italiano che non parla di informatica. Quale canale? Non avete fretta, perché lo citerò successivamente nel video. Ci tengo a precisare, non è un video in collaborazione, sebbene mi avrebbe fatto molto piacere. Qualche mese fa mi sono trovato per puro caso un video su YouTube che parla di Another World. Ci giocavo da bambino e ovviamente, essendo piccolo, credo che a malapena abbia superato il primo livello, ma poco importa. Quello che crea nostalgia vale la pena di essere raccontato. Anche perché è grazie ai giochi come questo se abbiamo poi avuto titoli come Metal Gear Solid. Cosa ha a che fare questo gioco Another World con il titolo di questo video? Il rotoscopio. E beh, è una storia allucinante che vi racconterò oggi. Siamo negli anni 80, Internet stava muovendo i primi passi e il mercato dei personal computer era in forte espansione. E se vuoi vendere più computer devi anche far appassionare i tuoi futuri utenti. E quale modo migliore se non investire nell'intrattenimento? Sto parlando di videogiochi. La grafica 3D stava muovendo i suoi primi passi e, sebbene ci fossero già giochi che utilizzavano tecniche 3D, ancora siamo lontani. Ma sui giochi 3D magari ci facciamo un video dedicato. Quindi, la stragrande maggioranza dei giochi sviluppati all'epoca erano in due dimensioni. Ora, se guardiamo i giochi di oggi, paragonati con quelli dell'epoca, la differenza è sostanziale. Pixel art contro resa cinematografica. Certo, c'è anche il fattore del fotorealismo, ma vi ricordo che siamo negli anni 80. Fermiamoci a una resa cinematografica. Esisteva un modo per ottenere grafica eccezionale a frame rate accettabili con la tecnologia dell'epoca. Seppur l'hardware dedicato per rendering 2D stava iniziando a comparire, siamo ancora lontani da questo genere di cose. Prendiamo un gioco dell'epoca a caso. Super Mario. La cosa più semplice che posso fare è disegnarlo in una posizione statica, come questa. Se voglio animarlo, devo disegnare tutte le pose per ogni fotogramma, per ogni circostanza, per ogni personaggio. Di volta in volta che devo mostrare Mario, seleziono una di queste immagini e nella sequenza giusta danno questa resa, l'illusione del movimento. Questa tecnica prende il nome di sprite e con molta pazienza uno va a disegnare tutti i frame che gli occorrono e durante il gameplay un algoritmo seleziona il frame più opportuno. Questa tecnica per fare videogiochi esiste dall'alba dei tempi, dei videogiochi ovviamente, e sono sicuro che molti di voi ne abbiano già sentito parlare. Quindi le sprite sono i fotogrammi singoli che i disegnatori fanno per animare un personaggio di un videogame. Poi nel 1983 uscì questo gioco, Dragon Slayer. Guardate qua, animazione stile Disney. E non lo dico per esagerare, Dragon Slayer e anche Space Ace erano animati da Don Bluth, ex animatore della Disney. Se volete approfondire la vita di Don Bluth, andate a cercare la sua storia nel canale di 151G, che tra l'altro è dove trovo ispirazione questo video. Ricapitoliamo, nel 1983 esce Dragon Slayer con questa grafica e nel 1986 esce Super Mario con questa grafica. Qualcosa non torna. Esatto, Dragon Slayer, nonostante sia considerato un videogioco e si poteva trovare in moltissime sale giochi dell'epoca, era un film interattivo. Se avete visto Bandersnatch su Netflix, sapete cosa intendo. Era un cartone animato a tutti gli effetti e il giocatore aveva poche azioni disponibili, su, giù, destra, sinistra e il tasto azione. 5 azioni che dovevano essere fatte al momento giusto, altrimenti morivi e si ripeteva da capo. Perlomeno ripetevi
quella scena da capo. Il concetto non è molto diverso dai capitoli dei moderni DVD. Un'azione fatta al momento giusto mostrava determinate scene. La tecnologia dell'epoca, simile ai DVD moderni, era il Laserdisc. Per chi volesse approfondire cosa erano i Laserdisc, ne avevo parlato in questo video. Brevemente, il Laserdisc è un supporto ottico in uso negli anni 80 per i video ad alta qualità, o perlomeno ad alta qualità dell'epoca. Infatti, Dragon Slayer per Amiga, quindi al di fuori della qualità del Laserdisc, appariva in questo modo. Quindi, il trucco che è stato fatto per Dragon Slayer era che il giocatore guardava un film facendo l'azione giusta al momento giusto. Non ha la libertà di andare a destra o a sinistra quanto gli pare e piace. È vincolato dagli eventi del personaggio e deve fare esattamente quello che il gioco si aspetta al momento opportuno. Infatti, se si voleva dare al giocatore un gameplay stile Mario Bros, questa era il genere di grafica che ti dovevi aspettare. Questo perché i computer dell'epoca erano poco potenti e avevano anche una gamma di colori ridotta. E qua lo notiamo benissimo in questo fotogramma di Dragon Slayer per Amiga. I colori sono piatti e non sfumati. Si usano due o tre colori simili e faccio questa roba qua. Notate tutti questi puntini. Questo effetto viene chiamato dithering. C'era un modo per ottenere una grafica come questa o quantomeno simile e un gameplay come questo con la tecnologia dell'epoca? Un certo Eric Chai ci è riuscito e lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo di come si facevano i videogiochi fighi tra gli anni 80 e 90. Dato il forte effetto nostalgico di questo video, spolliciatelo, supportate questo canale con un'iscrizione che tra l'altro è gratuita, oppure offritemi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione. Continuiamo con la storia di oggi. Quello che ha reso Another World, il gioco citato all'inizio di questo video, unico, non era solo la sua grafica o il gameplay, ma la capacità di unire narrazione e animazione in modo innovativo per l'epoca, creando di fatto un'esperienza immersiva senza precedenti. Con animazioni fluide e realistiche, il gioco ha segnato un vero e proprio nuovo standard per l'industria. Ma come ci sono riusciti? Anzi, come c'è riuscito, visto che Another World è stato fatto da una singola persona. Tutto, personaggi, animazioni, ambienti, trama, gameplay, tutto ad eccezione della colonna sonora, per quello si fece aiutare da un suo amico. Eric Chai, un designer francese di videogiochi, ha iniziato la sua carriera come programmatore nel 1983 e ha lavorato poi come grafico per diversi videogiochi. Dopo aver lavorato a Future Wars, Chai ha scelto di creare un gioco tutto suo piuttosto che collaborare con altri, grazie anche alla disponibilità di nuovi strumenti per sviluppo su Amiga. Nel 1989, dopo aver visto le animazioni di Dragon Slayer per Amiga, Chai ha intuito che poteva usare contorni vettoriali per ottenere un effetto simile, risparmiando memoria che nei computer dell'epoca era assai limitata. Dopo qualche test in C, è passato al linguaggio Assembly, riuscendo a ottenere buoni risultati anche su Amiga con una velocità di circa 20 fotogrammi al secondo. Per creare animazioni più realistiche, ha utilizzato la tecnica del rotoscopio. Cos'è il rotoscopio? È una tecnica molto semplice quanto efficace. Prendi un attore, gli fai fare quello che il tuo personaggio animato dovrebbe fare e poi ricalchi i suoi movimenti. Quello che ti serve è trovare qualcuno che si presti a fare dei video e poi ricalchi sopra i suoi movimenti. Un sacco di film della Disney furono fatti con questa tecnica, da Cenerentola fino a Pocahontas. Chai ha lavorato al suo di gioco e durante lo sviluppo ha realizzato il proprio strumento per animare il gioco. L'introduzione del gioco, completata all'inizio del 1990,
rappresentava un banco di prova per l'intero motore grafico. Ogni sezione del gioco è stata sviluppata in ordine cronologico, riflettendo addirittura le emozioni di Chai, come la solitudine che si avverte nelle prime parti del gioco. Il design dei livelli si è evoluto spontaneamente. Dopo 17 mesi, il gioco era ancora incompleto. Chai ha quindi ottimizzato lo sviluppo riutilizzando la grafica degli sfondi e concentrandosi più sui puzzle. Una volta che il gioco è stato ultimato, Delphine Software ha accettato di pubblicare il gioco e Chai ha fissato l'uscita per novembre 1991. Per rispettare la scadenza, ha creato storyboard per strutturare la trama. Il gioco è stato completato nel 1991, dando origine al famoso slogan: ci sono voluti 6 giorni per creare la Terra, Another World ha richiesto 2 anni. Il finale, con il protagonista Lester quasi morto, rispecchia la stanchezza accumulata da Chai durante lo sviluppo di Another World. Quindi, mischiando nuove tecniche di programmazione, usando grafica vettoriale e tecniche di animazioni, in questo caso il rotoscopio, Chai ha fatto un gioco che è diventato una vera e propria leggenda, ispirando giochi come Silent Hill e Metal Gear Solid. Diversi giochi sono stati sviluppati utilizzando questa tecnica, e come non citare Prince of Persia. Perfetto, pinguini! Questo era il video che, nonostante parta da un video di Another World su YouTube che mi è capitato tra le mani per caso, è anche fortemente ispirato da tutti i video di 151EG che mi sono visto negli ultimi anni. Vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!